Guerriero, ti presento il LOKV-300, questo fucile a canna liscia è l'arma del momento di Warzone 2 nella stagione 6. Perché l'arma del momento? Perché da poco un nuovo accessorio è stato introdotto qui nella sezione azione grilletto e si chiama grilletto doppio Maelstrom. Per poterlo sbloccare bisogna effettuare 15 uccisioni operatore a bruciapelo. Bruciapelo significa che devi essere vicinissimo al tuo avversario e una volta sbloccato, utilizzando questo accessorio potrai sparare due colpi contemporaneamente, semplicemente premendo una volta, creando un danno devastante. Quindi è un'arma a tutti gli effetti one shot, sparando due colpi di calibro 12. La sua efficacia è di 3,5 metri, 4 al massimo, se non stiamo puntando l'avversario e se vogliamo arrivare sopra gli 8-10 metri dobbiamo andare in puntamento con l'arma e fare fuoco e il nostro avversario cadrà giù come un birillo. Ed ecco la build del LOKV-300 One Shot con il nuovo accessorio. Un avvertimento, quest'arma è stata già bannata dalle ranked sia di Warzone che del multiplayer, quindi se volevi portarti quest'arma nelle classificate per fare il panico non potrai farlo, ma potrai utilizzarla comunque fino al nerf che sicuramente arriverà sul Battle Royale normale, quindi su ritorno per divertirti su Bondella a sentire gli altri smadonnare come pazzi. Comunque sia, questa è la build che ti permette di one-shottare chiunque fino a 10 metri. La volata è Sakin DB107 con calibrazione meno 0,72 e 0. Questo ci permette di estendere il raggio d'azione del fucile. Poi la canna, la Matuzek 812 con calibrazione meno 0,26 e più 0,19. Aggiungiamo il laser EXF Solar Flare con calibrazione, senza calibrazione non ce l'ha. Questo ci permette di muoverci più rapidamente negli spazi angusti, perché il problema di quest'arma è che una volta che abbiamo premuto il grilletto dovremo ricaricare tutti e due i proiettili e questo impiegherà 2 secondi. Ovviamente la letalità dell'arma in uno scontro 1v1 a 10 metri è completamente devastante, perché il time to kill è di 300 millisecondi, il più basso mai esistito su Warzone, almeno in questa sessione di Warzone 2. Montiamo poi il calcio mod calcio Iced e finiamo la build con il grilletto doppio mai Maelstrom, che vi ho spiegato prima come sbloccarlo, con calibrazione meno 0,17 e meno 0,09. Andiamolo a vedere